Oggi volevo chiuso. Oggi volevo parlare di Carlo Giuliani. 2 anni sono andato, per 2 anni di fila sono tre, no, 3 anni di fila sono andato alla sua commemorazione. Primo anno mi ha colpito parecchio. Vedere tanta tanta gente, era il decennale, era il decennale, tanta gente che. No, era per il decennale del DG8, sì, era per il decennale del DG8, poi l'hanno collegato con Carlo Giuliani. Cioè, c'era tanta gente che andava per chiedere verità sul G8. Sono passati quasi 12 anni, questa verità in parte è uscita, in parte non è uscita. Però quello che mi è rimasto sono i tre incontri che sono andato per, non solo per fare la foto per Carlo Giuliani, ma per capire. Per capire la verità, per capire dove vogliamo andare, con chi vogliamo andare, con chi vogliamo stare. E vedere tanta gente che ci crede ancora nella verità, nella giustizia, nella violenza, non, cioè nella, non nella violenza, nel cercare di trovare una soluzione a questo mondo. Perché sì, sono un ottavo, sono sempre stato un ottavo, resterò sempre un ottavo. Non tollero la violenza, però si è parlato di questi famosi infiltrati che ci sono o non ci sono. Per me potrebbero essere come non potrebbero essere, come potrebbero essere anche infiltrati dalla polizia. Nessuno mi assicura che siano realmente dei violenti. Io dalle commemorazioni di Carlo Giuliani ho imparato questo, che vedendo i complessi, la gente semplice che andava, sentendo la famiglia Giuliani che parlava, ho capito che quella giustizia per certe persone non è uscita. Sì, c'è stato una poliziotta che ha ammazzato un'altra persona, perché la realtà è anche questa, anche se Carlo Giuliani aveva l'estintore in mano. Però il poliziotto non ha sparato in alto, il poliziotto ha sparato su Carlo Giuliani. Per me questo è una verità innegabile, non si è fatto né processo né niente. Boh, io chiedo, spero ci sia un processo prima o poi per Carlo Giuliani. Per come la penso io, quello io ho visto, non ho visto l'immagine, ho visto i fotogrammi delle camionette che passavano sopra il corpo di Carlo Giuliani. E sono passati tanti anni e ora che si esca questa verità, questa storica verità. Sì, sono passato. Dovevo farlo prima questo video, probabilmente. L'ho fatto adesso perché mi è uscito dal cuore. E spero che la famiglia Giuliani trovi la verità. Come spero che la Ottav possa continuare la lotta. Anche per il Terzo Valico, anche per tutte quelle opere che non sono necessarie. Perché la Ottav fa male. La Ottav che era tanti, no, magari tante vittime innocenti. Blindare quella zona è assurdo. E io spero che chiunque se ne renda conto. È l'esempio della manifestazione del G8 di Genova. Per me ricordo ancora vivo perché è da lì che è cominciato tutto. Da lì che ho cominciato a lottare. Vedendo quello che succedeva al G8 ho cominciato a capire che bisognava fare qualcosa per gli altri. E magari sono stato sempre frainteso. Però io devo dire che grazie a Carlo Giuliani se io ho cominciato a lottare. E anche grazie a gente come Carlo Giuliani che potrebbe. Che era un ragazzo che si lotta. Non è per molti un eroe, per me è una vittima. Non è un eroe, è una vittima. È una vittima innocente. E spero ci sia un processo. Spero che si arrivi a un processo anche a capire che cosa realmente è successo. Perché. Io me lo auguro per la famiglia Giuliani che se la merita, la giustizia, la verità. Grazie, arrivederci.